Si è svolta questa mattina la cerimonia per l'avvio dei lavori per la realizzazione futura della Casa della Comunità a Schio. Alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità e Servizi Sociosanitari Lanzarin, del direttore generale ULS 7 Pedemontane Bramezza e del sindaco di Schio Marigo. Le case della comunità sono un'evoluzione delle attuali case della salute che offrono già una serie di prestazioni. Queste ultime verranno ampliate in ambito sanitario e socioassistenziali. Collocate all'interno del centro polifunzionale dell'Ellis e più precisamente al piano terra, nell'area sulla destra rispetto all'attuale portineria, la nuova struttura si svilupperà su una superficie di 500 metri quadri. Il termine dei lavori previsto entro la fine 2024 per un investimento complessivo di circa 500.000 euro, di cui 449 tramite finanziamento PNRR. I lavori prevedono una completa ristrutturazione interna attraverso la quale saranno realizzati 5 nuovi ambulatori, oltre ad una serie di locali di servizio e alle sale d'attesa. Secondo il format tipico di tutte le case della comunità, anche nella nuova struttura a Schio troveranno collocazione medici di medicina generale, continuità assistenziale, oltre all'assistenza domiciliare integrata, all'attività specialistica territoriale e ad alcuni servizi amministrativi.